Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me, e se qualcuno vi dirà qualcosa rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e le stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea». Care sorelle e cari fratelli, rieccoci sul colle di Morbio Inferiore, dove sorge il santuario di Santa Maria dei Miracoli, e questa volta ci troviamo in mezzo ai tanti ulivi che caratterizzano la cima del colle di Santa Maria dei Miracoli, proprio nella Domenica delle Palme che ci apprestiamo a celebrare. Domenica delle Palme che inizierà con il racconto dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, per poi portarci attraverso il racconto della passione in cima al Golgota. Ed è proprio la Domenica delle Palme che ci introduce nella settimana più santa dell'anno. Non solo dobbiamo ricordare, ma dobbiamo rivivere i gesti culminanti della vita di Gesù: la sua passione, morte e risurrezione. Dobbiamo sentirci attori e non spettatori. Nessuno riesce a sfuggire a questo evento. Può esservi presente, pavido e timoroso come i discepoli che fuggono, o coraggiosi e fedeli come le donne intrepide che seguono il Maestro fino alla fine. Può esserne coinvolto come colui che conficca i chiodi nel corpo martoriato di Gesù dopo averlo dileggiato e deriso, oppure essergli di sollievo per qualche istante aiutandolo a portare la croce come Simone di Cirene. Ciascuno ha il suo posto nella passione di Gesù. Si chiami Giuda o Pilato, Erode o Anna, Caifa o Barabba. Sia popolo distratto e indifferente o miliziano accanito, nessuno può sentirsi escluso dall'evento che ha cambiato la storia dell'umanità. Per questo vi ricordo il programma di ogni giorno della Settimana Santa. Domenica delle Palme riviviamo l'entrata solenne di Gesù in Gerusalemme, come ci ha raccontato il Vangelo di Matteo. Poi proclameremo nella celebrazione eucaristica il Vangelo della Passione, nella redazione dell'Evangelista Matteo. Un ramo di ulivo benedetto portato nelle nostre case dice il dono della pace che dalla Pasqua deve venire a questo mondo sconvolto dalla violenza. Lunedì Santo ci verrà ricordato che 6 giorni prima della sua ultima Pasqua a Betania, una donna prefigurò la sepoltura di Gesù versando profumo sui suoi piedi.
martedì santo e mercoledì santo, verrà annunciato il tradimento di uno degli apostoli e la sua messa in atto. Giovedì santo è il giorno dell'ultima cena, della lavanda dei piedi di Gesù ai discepoli, dell'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio, della notte dell'agonia nell'orto degli ulivi. Venerdì santo celebreremo la passione del Signore, rifaremo insieme il cammino della croce e venereremo il Cristo morto. Non mancheremo di posare un bacio sul crocifisso. Sabato santo, giorno del silenzio per la sepoltura di Gesù. Nella tarda serata celebreremo insieme la grande veglia del fuoco e della luce, della parola e dell'acqua, del pane che il risorto consacra e spezza per noi. Poi sarà la domenica radiosa della risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Carissimi, iniziamo la settimana più santa dell'anno. Troviamo un po' di tempo per fare Pasqua con Gesù. Cerchiamo di essere come le donne della Passione, che stavano ad osservare da lontano, ma con il cuore partecipe. Non possono staccare gli occhi da Gesù, si immergono in Lui. Impariamo dalle donne a contemplare quel crocifisso per amore, a cercare di capire che l'amore vero è passione e partecipazione. Gesù non ha avuto nemici tra le donne, solo tra loro non aveva nemici. Per questo possiamo anche noi entrare nella settimana più santa dell'anno, la grande settimana, la settimana autentica, con la partecipazione viva e sentita delle donne della Passione. Thank you.